qui, ho fatto tutto da solo, bello vero? Wow, ma sono vere ricette! Ho i miei pancake preferiti, sale, zucchero, latte, niente male! L'hai detto! E guarda ancora! Semplice slime! Ancora, ancora! Super Susie, ma cosa? È così che vai fatta! Ma è proprio un libro di ricette completo! Ce n'è una anche per i mostri? È come per i mostri, no? Accidenti, l'ho dimenticata! Tranquillo, so io come farla e te la insegnerò, Sammy! Andiamo! Ciao ragazzi! A quanto pare il piccolo mostro oggi è in ritardo! Sì, oh, questo potrebbe aiutarci a catturare dei mostri che ci aiutino con la ricetta! Ma no! Vedrai, sarà una torta mostruosamente buona! Non vuoi prendere appunti? Non ne ho bisogno, terrò tutto quanto a mente! Noi slime abbiamo una memoria di ferro, sai? Allora cominciamo! Versiamo subito 162 grammi nella ciotola. 10 grammi vanno subito a me! Sammy, comincia a scaldare il forno, per favore. Il secondo ingrediente è lo zucchero. I nostri mostri saranno dolcissimi. Ma come dolci? I mostri non sono sempre arrabbiati e feroci? Ci sono mostri e mostri, Sammy. Non ricordi quelli del film Monsters & Co., per esempio? Non esagerare con il lievito, Susie, ti controllo! Vi piacevano Sally e Mike da Monsters & Co., ragazzi? Se sì, metteteci un like! Ecco qui mezzo cucchiaino di sale. I nostri mostri saranno anche saporiti. Sì, secondo me adesso ti serve un frullino. Grazie! Ragazzi, dobbiamo far prendere aria all'impasto. Eliminando tutti i granuli, cosa molto importante. E io sono prontissimo ad assaggiare la panna acida. Ecco qui, giusto, un cucchiaio. Oh, com'è densa! Sta attento, così mi diventi un pupazzo di neve, altro che slime. Per un pupazzo di neve ci vorrebbe un gelato, no? Ah, giusto. Forza, versiamo la panna acida nell'impasto. Per questa ricetta ne serve una ad alto contenuto di grassi. Un attimo. Ho già l'acquolina in bocca, devo mangiare qualcosa. Il delitto perfetto. Non così in fretta, le uova mi servono. Tieni questo invece. L'impasto nella ciotola sta avvenendo bene. Adesso servono altri 4 ingredienti. Prima l'acqua e la vaniglia. Con attenzione, eh? Ok. Sono quasi certo che dentro quest'uovo si nasconda un mostro! Allora sarebbe il nostro secondo ingrediente, no? Vediamo. Ok, questo è al 100% un uovo con un mostro. Mi spiace deluderti, ma anche questo è un semplice uovo. E sai, anche la scienza a volte sbaglia. Su, dai, non perdiamo tempo. Acceleriamo, ragazzi. Uss! Abbiamo messo anche l'olio. È il momento del mixer. A questo punto farete bene a chiedere a un adulto, ok? Mescolate bene tutti gli ingredienti, così! Vai troppo veloce e non ho il tempo di preparare lo stampo! L'impasto è pronto! Ma dov'è Sammy? Eccomi, Sue! E con me ho lo stampo perfetto! Wow, che efficienza! Anche la carta forno! Allora versiamo l'impasto così. Fantastico! Il forno è già caldo a 200 gradi e quasi quasi voglio esserci anch'io nella torta! Sammy, basta giocare! Dobbiamo infornare! Va bene! Il pan di Spagna per la torta sarà pronto tra 17 minuti. Intanto, occupiamoci della glassa. Ci serve del burro a temperatura ambiente, così. Basta così, Sue. Sono passati 30 secondi. Ok, sì, dovrebbe bastare. Aggiungiamo un pochino di zucchero in polvere. Mezza tazzina dovrebbe essere sufficiente. Achoo! Susie, fai attenzione! Achoo! Poi un cucchiaino di panna per dare consistenza al tutto. Voilà! So già cosa serve dopo, te lo procuro subito! Piano, piano, ecco il sale, signorina! Grazie mille, Sammy! Ne mettiamo giusto un pizzico per bilanciare lo zucchero nella glassa. E secondo te dopo che cosa dobbiamo aggiungere, eh? Magari un po' di vaniglia! Beh sì, perché no? Però io intendevo altro zucchero! Ah, vabbè, era solo un suggerimento. Oh, ma sei già all'opera col mixer! Ragazzi, mi raccomando, col mixer fatevi aiutare da un adulto.
fatto! Adesso dobbiamo dividere tutto in tre parti uguali. Voilà! Adesso possiamo colorarle. Ecco qua i colori, sono tonalità mostruose oggi. Ottimo che l'esperimento abbia inizio allora. Splash! Wow! Guardate come ricopre la glassa, che bello! E guardate che bel colore violetto. Mescoliamolo adesso, così. Dobbiamo fare tutto con cura per ottenere i colori giusti. Wow, che colori vivaci, visto? Adesso ci serve la sacca da pasticcere. Guarda che bravo, ho preparato già i pan di Spagna. Non trascuriamo il supporto, eh? La torta sarà mostruosamente grande. Il primo strato è a bordo. E questo strato sarà colorato di viola. Forza! Facciamo tutto con precisione per ricoprire tutta la superficie dello strato in questo modo. Wow! Wow, Susie, magari mi coloro di viola anche io? Se vuoi, sei sempre perfetto di qualsiasi colore. Adesso usando una spatola andremo a spalmare tutta la glassa su questo strato di pan di Spagna. Guardate, davvero un bel lavoro! Adesso aggiungiamo il secondo strato per rendere la torta più alta. E naturalmente lo copriamo a sua volta con la glassa. Vedete? Con la sacca da pasticcere potrete anche fare dei disegnini. A noi importa però spalmare la glassa. Quasi fatto! Che ne dite di un po' di magia adesso? Wow, lo strato viola è finito! Wow, facciamoci un selfie! Ehi, torta, di anche tu, cheese! Ottimo! La nostra torta avrà anche altri due strati, perciò... Susie, no, non posso guardare! Ma rilassati, Sammy! Allora, hai capito a che ci serve il bastoncino? Sì, l'ho capito! Ti serve per ferire i miei sentimenti! Ma no, stupido! Servirà per tenere i vari strati! Vuoi dire che ci saranno un sacco di mostri diversi? Beh, vogliamo fare la glassa di tre colori diversi, no? Quale sarà il prossimo? Io direi verde! O forse il blu! Oppure verde! O magari il blu! Ok, ho deciso, vada per il verde! Ma userò un po' di magia! Siete pronti, ragazzi? Susie, non devi neanche chiederlo! Allora, pronti! Dai, dai! Ed ecco a voi questo bellissimo strato verde! Wow, bellissimo! Sembra davvero delizioso! Giù le mani! Uffa! Ragazzi, siete pronti per altra magia? Guardate come ampliamo tutti gli strati! Wow! Adesso facciamo delle decorazioni con la sacca da pasticcere! Non dire altro, ci penso io! Super Sam giunge in soccorso! Grazie, Super Sam! Ma adesso preparati a restare a bocca aperta! Wow, Susie, ma come ci sei riuscita? Hai i poteri di Flash? Ma no, Sammy! Semmai ho i poteri del caro vecchio montaggio video! Ragazzi, vi piace questo nostro mostro col manto pelosissimo? Ricordate che per fare questo strato serve una crema molto molto densa! Secondo me è realisticissimo! Tu che ne pensi, Sammy? Realisticissimo e a dir poco mostruosamente divertente! Grazie! Manca però ancora qualcosa! Dici davvero? Aspetta, fammi dare un'occhiata, vediamo un po'! Wow, questi occhi guardano dritti dentro l'anima! Però a me sembra tutto ok! Aspetta, ma... Susie, ho capito, manca ancora il terzo strato! Esatto, quello blu, ed eccolo che arriva! Wush! Fantastico, adesso sì che c'è tutto! Guarda che bell'occhietto azzurro! E questo dentino così simpatico! Finalmente possiamo ammirare tutta la torta! Sammy, sbrigati! Voglio assaggiarla, finalmente! Dai! Brrr. Sammy, ti senti bene? Brrr, quella torta è mia! Va bene, prendi pure la torta, basta che non mangi me! Chi l'avrebbe detto? I mostri sono deliziosi!
Tranquilli, tutti i nostri mostri stanno benissimo. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi! A presto!